Amalia Neirotti, combattente presidente del Comitato Colle dell'Is. Il nuovo allestimento dell'Ecomuseo dedica molto spazio volutamente alle donne, alle figure femminili della Resistenza. Una scelta precisa, immagino. Sì, innanzitutto perché la sala in cui viene ospitata la mostra è dedicata a Mara Polo. Mara Polo, nata nel 1926, si aggrega alla Brigata Garibaldi alla fine del 1944, 18 anni, ed ha un ruolo non soltanto di staffetta, ma un ruolo di partigiana combattente. Il fatto che Mara avesse lasciato un ricordo così forte del suo passaggio ai partigiani che negli anni abbiamo per fortuna avuto la possibilità di conoscere, tanti li abbiamo ormai persi, ci ha spronati in qualche modo a restituire l'evidenza del lavoro che le donne fecero, e in particolare il pannello da cui stiamo di fronte è un pannello nel quale i colleghi del comitato hanno ricostruito una mappa di donne partigiane combattenti piuttosto che patriote che fecero parte della 17ª Brigata Garibaldi. Allora in realtà le donne in tutte le brigate partigiane erano presenti, ma sicuramente il loro ruolo è stato spesso non evidenziato con la giusta importanza. Non solo, il fatto che lavorassero come Mara in gruppi ovviamente assolutamente maschili aveva generato attorno a loro anche un elemento di discredito che secondo me va assolutamente invece combattuto, ripristinando invece il coraggio e la passione con cui queste donne, Mara per esempio, diciottenne che se ne arriva al Colle, si è messa al fianco dei colleghi maschi a fare il lavoro che era necessario fare, quindi portando ordini, nascondendo, mappando depositi militari e quindi svolgendo un ruolo assolutamente straordinario. In realtà non siamo gli unici a voler sottolineare questo ruolo. Questo non vuol dire che si disconosca il ruolo che i maschi ebbero in questa storia, però credo che in tempi nei quali, anche attraverso la ricerca storica, emergono dei materiali che ci permettono di dire che la realtà è complessa e che soprattutto facendo riferimento alle fonti è necessario raccontarla giusta, dando quindi l'esatto risalto a chi su questo colle, in questi spazi, ha combattuto e per fortuna è sopravvissuto, al punto di avere ancora la voglia e il coraggio di raccontare la sua storia, di essere di monito anche ad altri e di essere nel ricordo dei partigiani, anche quelli che ho avuto conoscere io, un ricordo assolutamente netto. Dissero che avevano tutti molto riguardo di lei e quando si fece qualche battuta dicendo no, l'hanno sempre trattata con estremo rispetto, come era giusto che fosse, il rispetto che le donne hanno bisogno di avere sempre nei loro confronti.